Ben ritornati nel canale delle Burneo. Partita infrasettimanale, la prima di questa sera alle 7, Parma-Verona, formazioni fatte e andiamo a giocarcela. Allora, divisa lascerei così. Stadio, andiamo nel stadio. Notte no, mettiamo giorno. Beh, giorno anche no, mettiamo notte perché alle 7 è già scuro. Inverno sereno, normale, normale. E si va. Parma che ha dimostrato un caramo eccezionale. Quella l'ultima partita che ha giocato con l'Inter, se non sbaglio. Sì, perché ho assist e gol di caramo. Salve amici, un caloroso saluto a tutti voi. Le previsioni meteo avevano promesso bel tempo e appunto non era Verona che è un po' mancato. messo Cielo così sereno così. e terso stasera. Nemmeno l'ombra di una nuvola. Condizioni Capitano perfette per una Gervinio. bella partita di Vabbè, io ho pallone, sia lasciato tra com'era, amici che a non ho questo cambiato livello niente. professionistici. I giocatori insieme ai tifosi vorranno vedere i loro sogni volare alti verso il firmamento di questa splendida serata. Accompagniamoli allora nel loro slancio verso il bel gioco e la vittoria. L'atmosfera che si respira in questo splendido stadio è semplicemente fantastica. Tre uomini a prendere il possesso del centrocampo e a dettare il gioco. Perché Sul c'è pallone Grassi in quattro campo? difensori. Non mi Ci dire stanno che ho facendo sbagliato la passare un pallone formazione, invece veramente efficace. ho messo uno. No, ho sbagliato. Ho messo Grassi invece di Brugman. Questa opzione resta l'uomo che Vai a lascia il campo. porto. Sarà determinante per dettare i tempi di gioco alla squadra e i ritmi della gara. In un certo senso passa tutto per i suoi piedi. Vabbè, appena esce la palla metto Brugman. Cazzo, che ho sbagliato, ho messo. Se non ho voglia di star là di cambiare tutto. Adesso appena esce la palla e mettiamo Brugman, E facciamo la ora si fa sul sostituzione. serio, si parte. Kuzka. Darmian. Kuzka. Ecco, è uscita, Soltanto mettiamo rimessa laterale Brugman. qui. Grassi che ho messo il centrocampista. Non credo davvero che fosse in programma, c'è già una prima sostituzione però. Non è il Sembra programma, gradire no. la Mi sono sostituzione, ma stoppato queste una sono reazioni che sostituzione accanto così. ci stanno. Vabbè. Sono sicuro che negli spogliatoi tutto tornerà alla normalità. Prova con la palla lunga. Scatta verso il Vabbè. pallone. C'è massa lunga. L'avversario ha avuto la meglio. Lazovic. Stepinski. Kuzka. Brugman prova a prolungare. Cerca un compagno. Nessuno dei compagni poteva arrivarci. Erano tutti lì che aspettavano il pallone, ma non è arrivato. La gioca a sinistra. Ecco che provano dall'altra parte. Lotta ma perde l'equilibrio. Buon recupero, anche se questo non è il suo ruolo. Gli alti ritmi di gioco e la capacità di ripiegare quando è necessario sono tra le migliori qualità di questo giocatore. Palla al centro. Miguel Veloso. Tiro davvero da Miguel rimenticare. Si voleva Veloso bene a ha provare, provato la ma segnare da lì schiaffata. non è semplice. Pezzella. Pallone lungo in verticale. A sinistra con il passaggio. Tenta di allontanare il pallone. Ma niente da fare, sono chiusi loro, ma loro sono messi in difensiva, no, sono normali. Kuzka. Darmian. Può cercare il taglio in mezzo. Ottima giocata.
è in posizione per il cross. Darmian tenta il cross, fa del suo meglio per allontanare il pericolo. Pericolo! Uff. Conclusione angolatissima. Gervinho. Gervinho. Vai a cane. Cazzo, corri come un matto. Darmian. Kuzka. Spinge sulla fascia destra. Continua ad avanzare verso l'area. Ecco il cross. Kuzka. Ha messo alla prova il portiere. Il portiere ha risposto presente quando c'era bisogno di lui. Intervento pregevole. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. La mette in profondità per il compagno. Sicuro qui l'intervento del portiere. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Allarga il gioco con pallone a sinistra. Stepinski ci mette il fisico e conquista il pallone. Bravo Kuzka. Interessante azione sulla fascia destra. Si fa avanti sulla corsia di destra. Si libera la grande. Un intervento impeccabile. Ma... ha tentato l'azione personale. Conoscendolo sono sicuro che cercherà un'occasione per rifarsi. Magari ci riproverà ancora. Bravissimo. Bravissimo. Intercetta e sbroglia una situazione che si faceva molto pericolosa. Scodella in avanti. Stepinski. Kuzka. Il tabellone dice ancora 0-0. Brugman la mette sulla sinistra. E ora deve concludere. Lo hanno marcato molto bene, non si è potuto liberare. Il Verona al calcio di punizione. Ah! Lazovic riconquista la palla. Palla a Lazovic. Il Verona al calcio di punizione. Ora. Può andare in rete. Non gli ha proprio dato il tempo di ragionare. Decide di sfruttare la fascia. La palla viene rigiocata verso l'interno. Brugman. Ancora. Ma che c'ha? Cioè, se si può fallo. Beh, qui gli è andata bene, eh. Poteva essere punito con il cartellino. Che sbaglio. Cioè, se mi segna su punizione, ti vedrà. Oh, tanto che sei distante. Lungo passaggio in avanti. Però a zero primo tempo. Tristezza. Può bastare per questo primo tempo. I 22 in campo si dirigono verso il tunnel che porta negli spogliatoi. Prima parte di gara senza reti. Si ripartirà dallo stesso. Quella postiera che culo Zivischi fece netto. Cioè, esterno destro 63. Ma... gol, si chiude 0-0. Sei a centrocampista centrale, culo Zivischi. Porco, fermo così. Vale.
Fermo così, tanto per essere un po' più larghi, perché sennò. E si ricomincia a giocare. Il Parma ha fatto la partita, ha avuto più occasioni, sta affrontando la gara nel modo giusto. Certo, se la situazione di parità non si sblocca, potrebbe anche iniziare ad innervosirsi e a perdere la concentrazione. Deve continuare a spingere e portarsi subito in vantaggio. Barilla. Palla di nuovo verso il centro. Ah, fuori gioco è Massaonga. Pallone lungo indirizzato verso la fascia. Bravissima. Palla in out, ci sarà rimessa laterale. Faraoni ha spazio per affondare. Grande prova. Questo errore potrebbe essergli fatale. Ecco il trapano di testa. Fuori Anche gioco. l'azione, credo sia fuori gioco. Zella. Jacoponi. Kuzka. Brugman. Niente, non mi assa spassi, Palla se lunga a sarai da cercare notte. compagno in avanti. Lazovic prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Pericolo. Riceve la palla. Ottimo dribbling. Sulla fascia, è libero. C'è il cross. C'è il colpo di testa. Tutto bello, ma la conclusione non passa. Cusco, Il Parma Cusca, ha cosa ti portato sei tanti uomini in area di stuprato? rigore. Non sono comunque riusciti a realizzare. Porcaccia, miseria, perché ho l'uomo davanti. Stanno sbagliando tanto, ma bisogna dare il giusto Ma è gana credito a bava questa però. difesa. Faraoni. 0-0, non manca il tempo però per sbloccare il risultato. Palla che filtra per Gervinho. Gervinho se ne va. Non va a cagarmi, Lancia di cazzo che fondo, ma la me. difesa ha chiuso bene. Lazovic. Provano a ripartire da dietro. In avanti, vuol far salire i compagni. Fuori gioco. Posizione irregolare però. Poi andiamo tutti un po' avanti a vedere se riusciamo a segnare, perché se no facciamo veramente qua, non segniamo altro. Darmian. La gioca sulla destra. La palla viene rigiocata verso l'interno. Scatta verso il pallone. Darmian. Bello intervento difensivo. Spazza via. Il Parma ha cercato l'azione manovrata, ma non sono arrivati in porta e alla fine è solo questo che conta. C'è la palla lunga in avanti. Caramo allarga il gioco sulle fasce. Uh. Calcio di punizione per il Parma. Sembra che l'arbitro voglia intervenire e sì, non la passa liscia, si prende un cartellino. Brutto fallo. Alza lo sguardo per controllare il piazzamento dei compagni. Sarà un gol impossibile, però mi riprovo. C'è l'ennesimo calcio e Silvestri salva i suoi. Porca troia. Salva la sua porta. Direi che il portiere è stato impeccabile. Difficile fare meglio di così. Fa avanzare l'azione sulla fascia. Lazovic riceve un bel pallone. Stanno provando a cambiare il risultato fino all'ultimo. Uno sforzo encomiabile.
Barilla. Gervinho. Gervinho si lancia sulla fascia sinistra. Prova a fare un... si butta per un corner. Caramo, cosa ha fatto? Caramo, Gervinho se ne va in velocità in fascia, mette dentro e Caramo in tuffo gli fa il gol. Grande coppia Gervinho Caramo. Rivediamolo, Gervinho e Caramo in tuffo, bellissimo. Gran gol. E poi l'esultanza da scemi. Si riparte dall'1-0. Il vero avversario ora è la stanchezza. Non devono commettere passi falsi. Allarga il gioco con palloni a sinistra. Passaggio intercettato. Zaccagni, il suo pallone è morbido. Devono pareggiare e fanno bene a prendersi qualche rischio anche i difensori per accompagnare la manovra. Gervinho mette il turbo e passa. Prova la giocata di Fino, può metterla in mezzo. Kuzka, contrasto molto deciso. Ma dalla fase difesa molto distratta in questa occasione, non possono permettersi di perdere la concentrazione così. Lazovic. R. Forse l'ultima vera occasione prima del triplice fischio. Devono cercare di essere più concreti se vogliono recuperare. Era fallo. Un'altra azione in copertura. Cerca la profondità. Ottimo disimpegno, fondamentale. L'assistente dell'arbitro segnala giustamente la posizione irregolare. Palla intercettata. 1-0 Caramofio. Che può bastare fischia la fine della gara. Una gara vincente. La vittoria poteva andare da una parte e dall'altra. L'ha decisa un solo gol. Invece la tua analisi di questa gara qual è, Luca? Saper difendere bene, Fabio, è un merito. Oggi non hanno concesso niente agli avversari. In situazioni come queste poi basta poco per vincere la partita. Basta un gol. Ci resta solo il tempo per ringraziare i telespettatori che sono stati con noi. Ringrazio Luca Marchegiani. Tiraccio alla Kuzka. Quella Kuzka pensavo fosse gol. Ma Kuka Kuzka, le botto gli spacchi la porta. Perché fallissimo di Lazovic. Sempre Kuzka ha provato un gol spettacolare. Guarda che cazzo ha parato. E super gol. Gervinho si invola, la mette in mezzo e Caravano in tuffo. Bellissimo gol. ...5-4, non ho fatto niente. Caramo 7 e mezzo, 6 con le demiche, 7 Gervinho, 6 e mezzo Kuzka, Grassi, Fantomingo, sbaglia, Seppe 5, non so perché, vabbè, e 6 e mezzo Bruma. Vabbè, questo è il pronostico gameplay per Parma e la Sverona. Il Parma dovrebbe vincerla con un altro gol di Caramo. Caramo si conferma la carta vincente del Parma nelle ultime giornate, è il Verona che purtroppo deve fare conto sulla sua squadra che non è al top. Verde Stepinski non è il massimo. Un salutone dalle Burneo, se vi è piaciuto il video lasciate mi piace, iscrivetevi al canale magari, che farete un grosso piacere se vi iscrivete, e così potete seguire tutti i miei video in anteprima con le varie cose che porto, con i vari giochi, scusate, che porto,
e ci vediamo presto. Ciao ciao.